fare marketing territoriale, cioè promuovere e pubblicizzare un territorio partendo anche dal suo passato, dalle sue tradizioni culturali e artistiche. Ecco, la città dove oggi ci troviamo, la più importante della media e bassa valseriana, ha proprio fatto questo, ha pescato un elemento caratterizzante delle sue tradizioni artistiche e ne ha fatto l'autentico brand della città. Ecco, questo elemento è un pittore, è stato il più importante pittore del Cinquecento bergamasco, è stato Giovan Battista Moroni, e naturalmente questa città è Albino, la città del Moroni. Albino è veramente piena di tesori e di monumenti importanti, e per un turista è un vero paradiso perché si può visitare con facilità e divertendosi. Ad esempio, adesso siamo vicini a uno dei santuari mariani più importanti della città, la chiesa della Madonna del Pianto. Ecco, di fronte a tutti i monumenti più importanti sono stati posti dei totem esplicativi, collocati appunto nei luoghi più attrattivi della città, e su questi totem si possono leggere delle notizie di prima mano. Ma se si vuole approfondire, basta semplicemente inquadrare con il proprio smartphone, dopo aver scaricato una semplice applicazione, questo simbolino, il QR code, il quick response code, praticamente il codice di risposta veloce. Ecco, inquadrando questo quadratino, lo smartphone vi reindirizzerà verso una pagina web dove potrete approfondire ulteriormente la storia, l'arte dei monumenti che state visitando. Veramente Albino, un turista felice può veramente godersi una visita interessantissima. Giovan Battista Moroni sarà il filo rosso della nostra trasmissione qui ad Albino. E per parlare di Moroni abbiamo lo storico di Albino, Giampiero Tiraboschi. Non sono rimaste molte opere di Moroni ad Albino che riguardano la sua ritrattistica. Fu il più grande ritrattista del Cinquecento italiano e senz'altro del Cinquecento lombardo. Ma ad Albino si possono ammirare autentici capolavori dell'arte sacra di Moroni, come la pala che abbiamo qui alle spalle nostre, alle nostre spalle, nella bella chiesa di San Giuliano. Gianfranco, è bellissimo questo quadro di Moroni. Beh, possiamo considerarlo il capolavoro dell'arte sacra del pittore, realizzato negli anni della sua maturità, poco prima dell'arrivo del cardinale Borromeo, su commissione della famiglia Pulzini. Rappresenta il meglio che ha saputo esprimere il pittore. Ha giocato il quadro su due tonalità, il verde ed il grigio, e ha creato questa atmosfera particolarmente pregnante legata alla crocifissione. Nel frattempo ci sono anche degli elementi sorprendenti, ecco, come il drappo giallo-aranciato, no? Che fa presagire già l'evento della risurrezione. Ecco, è il tono di vitale che dà a questo ambiente, invece, cioè, concentrato sulla tragedia della crocifissione. Lo sfondo che probabilmente rappresenta la cornagiera. Ecco, Albino e la cornagiera sono rappresentati in moltissime delle opere del Moroni, un po' come Cézanne fece con la montagna San Victoire. Ecco, perché questo particolare nei quadri del Moroni? Ecco, il Moroni è il pittore della realtà. Di fatto in questo quadro, ma anche negli altri in cui vi sono scorci paesaggistici, adotta direi una tecnica preimpressionistica, due secoli prima che venisse scoperta e utilizzata a pieno. E quindi crea con l'atmosfera una partecipazione all'evento, e quindi gli dà una particolare pregnanza.
Ma qui davanti a noi abbiamo un altrettanto capolavoro, un altro quadro del Moroni, e andiamo subito a vederlo. Sempre in San Giuliano, un altro straordinario capolavoro di Giovan Battista Moroni. Ecco, questo è il quadro della Trinità, che non è stato approntato per la chiesetta della Trinità, che si trova al di là del fiume, sulla collina. È un'opera giovanile. Moroni l'ha dipinta su commissione della confraternita dei disciplini di Albino al suo rientro da Trento, e rappresenta uno degli esempi della sua pittura giovanile, cioè molto più carica dal punto di vista del colore, più definita, ma altrettanto interessante per i suoi risvolti. Qui si intravede una traccia dell'opera di Lorenzo Lotto, se non sbaglio. Si è ispirato esattamente a Lorenzo Lotto, ma con quella libertà che Moroni aveva. Ecco, infatti la figura di Dio Padre, no, appare sfumata ma con il carattere del creatore, no, le maniche rimboccate. Ecco, il simbolo della Trinità, no? Con lo Spirito Santo che esce dalla bocca, no? Il soffio e scende sul Figlio, e il Figlio che abbraccia il mondo, che ha salvato, questo mappamondo, no? Che ha una precisione geografica straordinaria. Infatti si nota sul lato sinistro le coste del Brasile e del Canada a poco meno di 50 anni dalla scoperta dell'America, quindi il pittore era anche aggiornato. E parlando di precisione geografica, se non sbaglio, lo sfondo rappresenta proprio una delle frazioni di Albino, Fiobbio. Più che Fiobbio sarebbe la chiesetta della Trinità come tale, che sorge sulla collina oltre il Serio, e sembra lo sguardo partendo dalla cascina Grumella, che è poco vicina, e lo sguardo verso il fondo valle. Quindi non è un ritratto fatto in plein air, ma direi interiorizzato e riportato. Ecco, Moroni inserisce sempre il tema sacro dentro l'ambiente, ecco, per far capire che il messaggio non è qualcosa che riguarda un tempo passato, ma è radicato, incarnato nella nostra terra. Ci troviamo in uno dei tesori più preziosi di Albino, veramente uno scrigno di capolavori, la chiesa di San Bartolomeo. Chiesa di San Bartolomeo, sorta nel 1336 su iniziativa di una famiglia di umiliati che abitava qui nei pressi, e trasformata nel 1465 dalla Confraternita della Misericordia, che aveva la sua sede in questo luogo. Documenta le devozioni che sono state attive per lunghi secoli qui ad Albino. Gli affreschi, che sono in gran parte ex voto, sono della famiglia Marinoni, il cui capostipite Giovanni ha poi realizzato il trittico del martirio di San Bartolomeo, che vediamo qui alle tue spalle. Nel 1492. Vi sono altri affreschi di un pittore colleonesco e di un pittore proveniente da Milano con l'influenza di Butinoni Zenale di maggior pregio. Ecco, l'affresco di Sant'Orsola e le compagne. A San Bartolomeo però c'è anche un ciclo d'affreschi veramente unico, che rappresenta una storia molto misteriosa e anche affascinante, e abbiamo un altro ospite e andiamo con lui a parlare dell'affresco del ciclo del Beato Simonino da Trento.
Una bella e movimentata realtà imprenditoriale ed impresa qui ad Albino. Siamo in centro, dove il nome Morotti è super conosciuto. Siamo proprio all'interno di questa attività, dell'attività del signor Ezio Morotti e della famiglia Morotti, perché questo supermercato porta proprio il vostro nome. E addirittura mi diceva il signor Ezio, qui esistiamo da più di 60 anni, giusto? 60 anni festeggiati esattamente l'anno scorso. Che meraviglia. Allora, raccontiamo questa attività, Ezio. Beh, è un'attività fondata dal papà appunto 60 anni fa, da solo. Poi qualche anno dopo si è unita la mamma, e che l'ha accompagnato quasi ancora questi giorni, ci stanno aiutando. E niente, man mano cresceva l'attività, crescevamo anche noi e ci siamo inseriti, l'abbiamo fatta crescere anche noi, un po' con i suoi consigli del papà e un po' con le nostre idee. E niente, adesso una discreta realtà, diciamo, dove lavoriamo appunto tutti i giorni e serviamo qua in paese. Molto sentita la vostra attività, noi osservavamo mentre dialogavate con la vostra clientela, c'è un bellissimo rapporto. Su che cosa voi allora avete puntato il vostro lavoro per resistere anche ad un mondo che insomma va un po' al contrario? Sì, ovviamente il contatto col cliente è la cosa fondamentale, oltre comunque a cercare sempre qualche nuova idea, dei servizi diversi, eccetera. Eccetera, appunto per differenziarsi da sta grande distribuzione. Dopodiché niente, l'onestà, volare bassi e tante ore di lavoro e di passione. Ore di passione, per forza. Senta Ezio, qui c'è un bancone meraviglioso che offre tante squisitezze. Ci sono anche dei prodotti scelti per servire ogni esigenza della vostra clientela, anche a domicilio mi sembra. Sì, sì, ci sono dei prodotti scelti, prodotti appunto dal nostro laboratorio, tutto dalla A alla Z. Sì, esattamente, il cliente appunto ha modo da scegliere appunto dalla mattina fino alla sera, dalla cena, pranzo, colazione, di tutto. E inserito a questo può fare anche appunto la spesa da supermercato, diciamo, e dove noi poi alla fine applichiamo appunto a chi ha bisogno un servizio a domicilio, sia della merce che della persona, e sempre in maniera abbastanza familiare, insomma. Qui vedo che voi avete proprio posizionato una parte del vostro bancone, oltre a formaggi e quant'altro, al reparto gastronomia. È qui che si sceglie, si porta a casa, sia il pranzo fatto praticamente. Il pranzo fatto, il cliente, addirittura qualcuno lo prenota e lo portiamo a casa, tipo anche anziani o che. Questo è un altro servizio che stiamo facendo. E niente, oggi con i tempi sempre più ristretti che si possono passare a casa a cucinare, dicevo, sono sempre più ristretti appunto, e quindi diciamo che è una soluzione abbastanza che fa comodo, insomma, di comodo. Ci sono tante cose buone, patatine, gnocchi, pizze, pollo. È come se il cliente lo facesse lui, ma lo facciamo noi, perché è una produzione nostra di quattro cuochi appunto, e di modo che è come se fossero fatti in casa, perché è tutta roba semplice. Non avete dimenticato niente, possiamo dire, signor Morotti, se 60 anni sono stati festeggiati, festeggiati con tutta questa determinazione, con tutto quello che può servire per avere una clientela sempre molto legata. Il tutto non c'è mai, perché con i tempi d'oggi qualcosa manca sempre, appunto lì lo stimolo ad andare a cercare sempre nuove idee, nuove cose, nuove nicchie dove potersi inserire appunto per portare avanti il discorso. Tempi d'oggi sono questi, insomma. Voi ce la mettete tutta grazie alla vostra qualità di lavoro, alla vostra dedizione al lavoro, ma anche a una clientela che a voi è molto molto legata. Sì, noi ringraziamo ovviamente la clientela che ci accompagna tutti questi anni, ringraziamo il personale, che è una cosa fondamentale, anche quella straordinaria, che ci ha fatto crescere in tutti questi anni appunto, e i genitori che hanno dato il là, diciamo, a tutta questa azienda, insomma. E noi vi salutiamo, noi siamo qui con la famiglia Morotti, proprio nella salumeria Morotti, è così che è definita, vero? Salumeria Morotti, siamo gastronomia, sì. Salumeria gastronomia, siamo ad Albino e ci gustiamo anche noi qualcosa, perché ci sono tante cose buone, va bene? Beh,
Siamo ancora in San Bartolomeo ad Albino con Franco Innocenti, che ci parlerà di una vicenda misteriosissima, la vicenda legata al beato Simonino da Trento. Ma è una storia che inizia praticamente a Trento nel 1476, il 23 marzo. Cioè, scompare un bambino dal quartiere tedesco di Trento. Ci sono degli ebrei anche lì, è l'epoca di Pasqua. Pensano che possono essere nell'ambiente tedesco. Gira la storia che gli ebrei rapiscono i bambini per succhiarne il sangue, per utilizzarne il sangue per i loro riti. Per cui il padre fa la ricerca di questo bambino senza riuscire a trovarlo, denuncia la cosa al podestà e fanno un controllo nella casa di Samuele, il principale esponente della comunità ebraica di Trento, che vive vicino tra l'altro alla casa del bambino. Non trova niente. Tre giorni dopo gli ebrei trovano nel canale che passa sotto casa, nella cantina praticamente, il corpo del bambino. Cosa fanno? Denunciano al podestà di averlo trovato. Il podestà, per tutta risposta, incarcera tutti gli ebrei di Trento. E inizia da qui praticamente un processo, una storia, un pogrom contro gli ebrei, che porta praticamente allo sterminio degli ebrei trentini. La cosa è organizzata praticamente, il regista di tutta questa storia è il vescovo di Trento, Giovanni Inderbach, anche lui un tedesco, che praticamente invia il suo medico personale assieme con altri a controllare il bambino. Lui dice che il bambino non è morto di morte naturale. Gli altri invece sono dubbiosi sulla cosa. Sulla base di questo, praticamente il bambino, essendo stato ucciso, secondo quello che lui dice, chiaramente è stato ucciso dagli ebrei. Viene messo nella chiesa, sull'altare della chiesa di San Pietro di Trento, la chiesa tedesca, e viene esposto alla venerazione. Iniziano subito i miracoli. 160 miracoli in un anno, tra l'altro, documentati dal vescovo, che praticamente invia due notai in chiesa per registrare questi miracoli. E la cosa straordinaria è che qui ad Albino è rappresentato un ciclo da freschi che racconta tutte le tappe di questa straordinaria e misteriosa e terribile storia. E l'abbiamo qui alle spalle. Esatto. Praticamente quello che succede è il fatto che questo medico del vescovo, Giovanni Tiberino, scrive l'anno stesso, dopo un paio di mesi diciamo, la storia del Simonino, secondo ovviamente quello che era stata la ricostruzione dei giudici, sulla base delle testimonianze estorte con la tortura agli ebrei. E qui praticamente viene ripresa la storia, nel senso che in sette diverse scene. Ecco, nella prima praticamente abbiamo il medico Tobia, che viene ingaggiato dal principale esponente della comunità ebraica di Trento per soldi per rubare il bambino. Nella seconda il medico Tobia convince il bambino a seguirlo, nella terza consegna il bambino a Samuele. Nella quarta gli viene stretto un laccio al collo per seviziarlo praticamente. Nella successiva altre sevizie al bambino. Nell'ultima viene definitivamente ucciso, tagliuzzandolo con coltelli, con forbici, con tenaglie e con spilloni, con un altro ebraio in fondo che tiene la tazza in cui si versa il sangue. Nella scena finale c'è invece il Simonino in gloria, ritto sull'altare con il vessillo del risorto, bianco e rosso, con di fronte dei poveri che lo venerano. Sotto ce ne sono altri tre Simonini praticamente fatti sia prima di questo. Questo deve essere stato realizzato dopo il 1484, perché la calce, diciamo, su cui è stato steso il pigmento copre un dipinto che è datato 1484.
Un altro lavoro che troviamo qui nella chiesa di San Bartolomeo è il Polittico di San Bartolomeo di Pietro Bussolo. Originariamente era collocato sull'altare maggiore, venne poi smembrato e fortunosamente è stato con precisione totalmente ricomposto. Vedete, l'opera è bellissima ed è molto significativa per quel passaggio dal tardo gotico al Rinascimento, impersonato dalla figura di questo grande scultore milanese molto attivo in Val Seriana, Pietro Bussolo. Il Polittico è da citare anche perché la dipintura, le statue sono state dipinte dalla famiglia Marinoni, originaria d'Albino e che ebbe praticamente il monopolio per gli affreschi e le opere sacre dalla metà del 400 fino a 500 inoltrato. Bisogna notare ad esempio l'opera dei Marinoni, che si distingue per l'uso e la differenziazione degli incarnati delle statue. Vedete benissimo come i Marinoni ad esempio utilizzano un incarnato molto scuro per il San Giovanni Battista posto in alto e che è riconoscibile per il suo attributo, per l'agnello. Vedete come vogliono rappresentare la permanenza del Battista nel deserto, è proprio arso dal sole, vedete, abbronzato potremmo definirlo in maniera molto semplicistica, e vedete che contrasta invece con il bianco latteo della pelle della Madonna e del Bambino. Mentre se diamo un'occhiata al Cristo dei Dolori, all'Imago Pietatis posta sulla cimasa del Polittico, vedete che il Cristo è rappresentato quasi verdognolo, leggermente cianotico, proprio a rappresentare lo sfinimento del corpo dovuto alla passione. L'opera di Pietro Bussolo è senz'altro uno dei tesori più importanti della chiesa di San Bartolomeo in Albino. Solo passeggiando qui a Albino si trovano capolavori assoluti. Alle mie spalle potete vedere la cosiddetta Casa del Predelì, un antico edificio costruito dai Comenduno e poi di proprietà dei Seradobati. Sono da notare gli affreschi bellissimi sulla parete, perché Albino in passato era un urbs picta. Noi spesso del Medioevo abbiamo un'immagine delle case totalmente di pietra, ma dal 400, dal periodo rinascimentale, tutte le case venivano affrescate. Poi con l'inquinamento, gli agenti atmosferici, il grosso delle case perse queste bellissime facciate multicolori. Qui alle nostre spalle vediamo proprio un ciclo d'affreschi tra i più importanti, tra gli affreschi murali di tutta la Val Seriana. Vedete l'affresco dell'Annunciazione al centro della rappresentazione e sulla sua sinistra il leone di San Marco, che rappresentava appunto la Repubblica di Venezia, il luogo dove i Seradobati, che erano dei grandi mercanti, avevano fatto fortuna. E infatti troviamo proprio il segno principale della loro presenza, lo stemma mercantile, Pipi, proprio a indicare i Seradobati e la loro fortuna mercantile. Qui Albino veramente bisogna camminare con il naso all'insù, perché ci aspettano dei capolavori incredibili. Siamo davanti alla chiesa di Sant'Anna, la chiesa del convento carmelitano di Sant'Anna di Albino, e all'interno ci aspetta Giampiero Tiraboschi per parlarci della storia di questo bellissimo edificio.
La chiesa di Sant'Anna, un altro dei gioielli dell'architettura sacra di Albino. Sì, ecco, quella che vediamo è la chiesa settecentesca, realizzata sul disegno di Giovan Battista Caniana e portata a termine verso il 1490 con le tempere di Filippo Comerio. Un inizio decorativo che non ha avuto seguito perché l'ordine delle Carmelitane di questo monastero è stato poi soppresso da Napoleone. Era stata fondata nel 1525 con l'apporto determinante di Lucrezia Agliardi, che poi ha vissuto dentro il monastero come una terziaria carmelitana. Dopo la soppressione, per circa 50 anni è stato acquistato da un privato e poi sono giunte le suore del Sacro Cuore di Gesù, che è un ordine religioso dedicato alla educazione, che hanno ridato vita a questo monastero. Hai detto che ci troviamo quindi in un ex convento carmelitano, quindi un convento di clausura in cui la chiesa era suddivisa, la parte dei laici dove tutti potevano accedere e la parte della clausura che era riservata solamente alle monache. Esattamente, e infatti questo avviene nella chiesa settecentesca che vediamo e poi andando nel coro attuale delle monache corrispondeva al corpo esterno della vecchia chiesa cinquecentesca che aveva l'orientamento est-ovest diverso da questo. Comunque c'era la completa separazione e le monache assistevano dal coro attraverso la finestrella che stava sotto l'altare e prendevano la comunione alle finestrelle che era su un lato e si confessavano all'altra finestrella che era sull'altro lato dell'altare. Ecco, grazie a Fabio Gualandris, che ringraziamo, siamo riusciti a entrare in questa parte segreta, nascosta, del convento carmelitano di Sant'Anna, il coro delle monache. Sì, qui si riunivano per recitare le ore canoniche e si distingue in modo netto lo stallo della priora. Il coro è stato realizzato probabilmente dalla bottega dei Caniana con degli intarsi pregevoli utilizzando legno colorato. Hai citato la badessa, sì. Lucrezia Agliardi, e di questa religiosa è rimasto un quadro, un ritratto del Moloni che è conservato, se non sbaglio, alla National di New York. Metropolitan Museum di New York, esattamente, sì. È un quadro di un realismo incredibile, sì. Incredibile. Tra l'altro, un'ultima cosa, la casa del Moloni non era, a quanto pare, a quanto si pensa, molto lontana da qui. No, di fatto il giardino del monastero confinava con la casa del pittore Moroni, casa che poi è stata acquistata nel 1633 dal monastero stesso quando è stato attrezzato un conventino per tenere le figlie delle famiglie benestanti albinesi in educazione. Dal coro delle monache del convento di Sant'Anna passiamo a vedere un altro piccolo segreto. Ecco, siamo con Fabio Gualandris, custode della chiesa del convento di Sant'Anna, per ammirare questi plastici meravigliosi che aveva eseguito tuo padre. Sì, esatto. Aveva la passione un po' del bricolage, del fai da te, anche del modellismo. Lui era un lucidatore, era un falegname lucidatore all'epoca, poi ha fatto il fruttivendolo, ma ha coltivato questa passione per questi piccoli capolavori realizzati con materiale di recupero, quindi polistirolo, materiale che si butta via, invece lui lo riutilizzava per realizzare questi lavori. Qui siamo davanti alla piazza di San Giuliano. Sì, questa è piazza San Giuliano, è la piazza davanti alla prepositurale parrocchiale di Albino.
è il sagrato della chiesa, e questo plastico si può anche vedere girandoci intorno, perché ha ricostruito fedelmente in scala 1 a vista, perché non prendeva misure, lo stato di fatto, mettendoci anche delle piccole idee sue. Un dettaglio incredibile nella cura dei particolari, un realismo veramente totalmente moroniano. Una location incantevole e in un paesaggio meraviglioso che regala emozioni uniche e sensazioni di pura armonia. Benvenuti a Tenuta Colle Piaio. Io saluto la direttrice, la signora Sole. Questo era un inizio di presentazione di questa realtà del territorio. Siamo in territorio bergamasco tra Nembro ed Albino, ed è una bella storia che insieme a lei vorremmo condividere. Innanzitutto, noi siamo, come diceva lei, in una posizione strategica, ci troviamo a Nembro, pochi minuti dal centro città, pochi minuti anche dall'Alta Valle, quindi la nostra forza è un po' essere in una zona facilmente raggiungibile. Nasciamo nel 2000 come location per matrimoni. Quindi la nostra forza è organizzare matrimoni. Diamo un servizio completo a 360 gradi con l'organizzazione di quello che sono tutti i dettagli inerenti al matrimonio. Ecco, come si sviluppa tutto questo? Allora, è sempre molto difficile il matrimonio, nel senso che ovviamente è la giornata della vita di una coppia. Quindi quello che cerchiamo di offrire noi è principalmente un'attenzione al dettaglio, un po' il valore umano, quello che al giorno d'oggi con tutta questa tecnologia si è un po' perso. Quindi cerchiamo di innanzitutto far capire agli sposi che siamo in grado di soddisfare tutte le loro esigenze, ma soprattutto di accompagnarli passo a passo in quello che sono proprio tutti i dettagli per l'organizzazione, dalle piccole cose che possono essere i dettagli del colore aggiunti sul tavolo, fino allo studiare una proposta che si adegua e si adatta alle loro esigenze. Qualche esempio: la tendenza di adesso è di allontanarsi un po' da quello che era il classico matrimonio, quindi creare delle formule un po' più dinamiche, un po' più giovanili, con la presentazione di buffet molto articolati, anche molto scenografici. Dal 2013 abbiamo la possibilità di celebrare il rito civile in loco, quindi è un rito valido al 100%, gli sposi possono venire qua organizzando anche lì degli allestimenti un po' particolari e fare il matrimonio direttamente in loco, quindi diventa anche comodo per lo spostamento degli invitati, tutti si trovano qui e da qui non si muovono più fino al termine della serata. Qui siamo davanti a delle torte meravigliose, alle torte nuziali, non ci sono solo quelle, proprio per capire come i futuri sposi possano scegliere l'iter della loro festa matrimoniale. La scelta della torta nuziale è sempre difficile, perché simboleggia un po' il momento più magico di tutta la giornata. Quindi bisogna fare molta attenzione, trovare la torta giusta, con le giuste decorazioni, con i dettagli particolari, e noi cerchiamo anche qua di assecondare più le richieste della sposa, perché lei è più attenta a questi dettagli. L'uomo generalmente si lascia un pochino più guidare dalla sua futura sposa. Ci sono mode e tendenze particolari in questo periodo? Ma tutti gli anni ci sono, ogni anno è caratterizzato da colori, da allestimenti, si cerca un po' di rispettare quello che è il gusto personale degli sposi con quello che è la tendenza, quindi anche qua entriamo nelle differenti stampe dei menù, alle legature tovaglioli, a tutto quello che sono, come dicevamo, i colori di tendenza. Allora, qui sicuramente matrimoni da favola, matrimoni da non dimenticare, ma ci sono anche altri momenti che voi proponete. Noi facciamo anche tutto quello che riguarda le cerimonie in genere, quindi dai battesimi, le comunioni, le cresime. La parte aziendale come meeting convention, anche perché nel 2006 è nato l'hotel. È un piccolo hotel ma molto caratteristico. Abbiamo 32 camere e grazie all'arrivo dell'hotel siamo riusciti ad implementare quello che è il lavoro aziendale, quindi con meeting, convention, cene di gala, lavori un pochino più tecnici, meno emotivi, se vogliamo dire. Una location incantevole immersa in un paesaggio meraviglioso e molto emozionante. Allora, signora Sole, questa è Tenuta Colle Piaio. Vi aspettiamo per realizzare i vostri sogni, è importante per noi offrirvi quel valore umano, perché vogliamo lasciare nei vostri cuori un ricordo indimenticabile.
Un consiglio: se siete albino e trovate un cortile aperto, entrateci, perché vi aspettano senz'altro delle sorprese incredibili. Franco, dove siamo? Davanti a che portale, a che palazzo siamo? Qui siamo davanti al portale della casa di Paolo Vidoni Cedrelli, un vicino di casa del Moroni, di cui il Moroni ha realizzato uno dei suoi più bei ritratti. Allora, se sei d'accordo, entriamo a vedere questo cortile. Ecco, si passa dal buio degli androni alla luce del cortile, veramente bellissimo. Sì, è un cortile molto bello, particolare, della prima metà del Cinquecento, come ci testimonia appunto anche il tamburo nei capitelli. È una cosa interessante il fatto degli architravi eseguiti con potenti tronchi di castagno. Da notare anche lo stemma dei Vidoni Cedrelli, sia sul portale di accesso che su questa colonna. Non mi trovo tra le guglie del Duomo di Milano, sono ancora ad Albino, davanti alla Cappella Guffanti. I grandi imprenditori del cemento che avevano proprio qui a Albino un celebre cementificio che diventerà poi Italcementi. Ecco, vollero edificare la loro cappella funeraria proprio imitando lo stile gotico fiammeggiante, tipico del Duomo di Milano. È incredibile. Albino ha anche il suo dolce tipico, sono i moroncelli e si richiamano nel nome chiaramente alla figura di Giovan Battista Moroni. Percorsi Albinesi, un'associazione che promuove in senso turistico il territorio, ha realizzato un bando chiedendo a tutti una ricetta particolare che diventasse un po' il dolce tipico di Albino. La vincitrice, Alice Piccinini, ha proprio proposto i moroncelli, che sono una sorta di casoncello dolce. Vengono fatti con ricotta, noci, cannella, cioccolato e sono veramente squisiti. I moroncelli. Chi viene ad Albino deve venire senz'altro alla pasticceria Ravasio per assaggiarne uno. Io adesso lo provo. Squisiti. Cibo e Moroni, il brand di Albino è il Moroni, abbiamo visto il dolce tipico, i moroncelli, e adesso scendiamo ancora un po' in profondità in questo binomio incredibile. Ci troviamo nella pizzeria Fantasy di Albino, dove hanno realizzato la pizza del Moroni. Giulia ci accompagnerà in questo viaggio. Ecco Giulia, come è fatta la pizza del Moroni? Allora, gli ingredienti sono pomodoro, mozzarella, formagella della Varseriana, rucola e dopo cottura salame bergamasco. Quindi tutti ingredienti, diciamo, chilometro zero, bergamaschi, sì, della Varseriana. Esattamente. Vediamo quindi le fasi di preparazione. L'impasto è fatto da noi, con farine di prima qualità,
lievitazione 72 ore. Ecco, questa è la nostra pastella allargata. Quindi molto digeribile anche, sì, Giulia? Sì, molto digeribile. Assolutamente molto digeribile. La lievitazione, ricordiamo, per le pizze è veramente fondamentale proprio anche in funzione della loro digeribilità. Esatto. Sergio, una qualità importante delle vostre pizze è anche legata all'impasto. Certamente, perché l'impasto, sia il tradizionale, l'integrale, il camut e la soia, subiscono una lievitazione di 72 ore. Sono ovviamente impastati da noi e questa lenta lievitazione permette al lievito di seguire il suo processo e quindi di essere successivamente smaltito. Quando l'impasto raggiunge la piena maturazione, viene sempre consumato nelle successive 24-36 ore, di modo che la pizza è sempre di alta digeribilità ed è sempre molto leggera. Ottimo, Sergio, ti interrompo perché la fase cruciale, la pizza sta uscendo dal forno. Ecco che appare la pizza del Moroni. Ed ecco, a pizza sfornata, gli ingredienti, la guarnizione viene aggiunta e la pizza prende colori veramente meravigliosi. La rucola, chiaramente tutto è legato alla stagionalità, quindi ci può essere la valeriana al posto della rucola, e il salame bergamasco. Veramente una pizza degna del Moroni. Ecco la nostra pizza che arriva in tavola, ce la porta direttamente Daniele, meravigliosa. Ecco la pizza del Moroni vicino alla birra del Sarto. Forse non tutti sanno che in occasione del ritorno dalla National Gallery del quadro forse più celebre del Moroni, il Sarto appunto, è stata realizzata qui a Albino una birra speciale. Vedete ad esempio questa bellissima etichetta realizzata a sua volta da un pittore, da un illustratore di Albino, Damiano Nembrini. Incredibile, la pizza del Moroni e la birra del Sarto, qui ad Albino, alla Pizzeria Fantasy. Siamo in un piccolo luogo incantato, una specie di giardino dell'anima. Ci troviamo alla Ripa Hostel ad Albino a parlare di una realizzazione veramente pregevolissima e ne parliamo con Fabrizio Persico, il presidente della cooperativa La Fenice. Ecco, professore, dove ci troviamo adesso? Sì, lei ha detto alla Ripa Hostel, ma in realtà ci troviamo al convento della Ripa, perché per gli albinesi questo è il convento della Ripa, un convento quattrocentesco nato sulla base di un miracolo che tuttora è molto vivo. Questo miracolo narra la storia di una bimba che nel 1469 viene guarita dalla Madonna. Ecco, il convento purtroppo era stato chiuso nella fine del Settecento e negli ultimi decenni era veramente in uno stato di abbandono totale, e adesso grazie a voi è veramente rinato. Sì, il convento nel 1786 è stato venduto a privati, quindi era la Repubblica di Venezia che per far soldi, come succedeva di quei tempi, alienava e vendeva. Nei secoli precedenti, tra 5 e 600, è stato un convento importante economicamente, culturalmente, probabilmente anche politicamente. Comunque era un centro vivace di produzione culturale e economica, e poi da lì in avanti di mano in mano sempre a privati, finché la cooperativa nel ormai 10 anni fa, insomma, quindi alla ricerca com'era di spazi per la nostra attività
attività, e la nostra attività consiste nella realizzazione di iniziative e di progetti di vario tipo per la disabilità e per la prima infanzia. Da lì l'idea di un centro culturale. Cioè, in realtà quel che nel 2010 abbiamo cominciato a pensare era che dovesse crescere qua un centro studi o di studio dedicato al tema della differenza, vale a dire che mi pare o ci pare che lavorare a partire dalla differenza risulti poi alla fine più costruttivo se pensiamo che le differenze siano la ricchezza, insomma, della nostra società, e se crediamo che non valga la pena di ridurre tutto ad un'identità unica, come spesso finiamo per fare, presi da paure, presi da ansie, presi dai mille problemi della difesa e in qualche modo di quell'arroccamento che ci pare sostanzialmente da evitare. Crediamo, insomma, che nel segno della differenza possa crescere più dialogo, possa crescere più scambio, possa crescere, insomma, una apertura maggiore che centrandosi sul tema dell'identità e della sua difesa. Certo, infatti il progetto si chiama Diafora, in greco vuol dire appunto differenza, e per rimanere sul greco proprio diaballein, da cui deriva il diavolo. Il termine diavolo vuol dire proprio dividere, ecco, diavolo è tutto ciò che ci separa l'uno dall'altro. Ma veniamo, professore, anche abbiamo parlato di cultura, abbiamo parlato di solidarietà e anche di economia, al progetto economico vero e proprio, cioè questo splendido ostello che avete realizzato. Allora, in realtà, siccome siamo partiti dal centro culturale e tuttora resta un po' la nostra bussola questa della crescita e dello sviluppo del centro culturale, pensavamo anche alla necessità di una foresteria che avrebbe supportato degnamente il centro culturale. Insomma, qui noi pensavamo che sarebbero venuti docenti, studenti, e quindi un posto dove dormire diventava indispensabile. La seconda pensata è stata che questa foresteria forse poteva lievitare almeno un po' e quindi diventare un ostello per dotare il centro culturale anche di un motorino economico. Lo dico molto apertamente, noi ci aspettiamo che dall'ostello possa nascere qualche risorsa che sia utile per alimentare il centro culturale. La ristrutturazione dell'ostello e dello stabile è stata veramente pregevole, veramente bellissima. Di quante camere dispone l'ostello? Allora, l'ostello attualmente dispone di 16 camere, da un posto, due posti, tre posti, quattro posti, fino anche sei posti, per un totale di 50 persone. 50 persone che possono essere ospitate, ci sembra, in una struttura che sia il nome dell'ostello, ma come in qualche un po' ci riconoscono, insomma, è stato ben ristrutturato e quindi si presenta anche all'occhio con parecchia gratificazione. Una reception gradevolissima, un bar pregevolissimo, veramente un luogo ideale per chi viaggia, per turismo, ma anche per chi lavora e si dovesse passare per Albino. Sì, nel senso che l'ostello è aperto a tutti, le famiglie, e quindi le stanze in questo senso più aperte alla dimensione mono o alla dimensione di coppia, stanze quindi più aperte e poi niente, la ristrutturazione che ha cercato di mantenere il più possibile della vecchia struttura. Quindi veramente l'ostello può essere un punto di partenza anche per diffondersi e visitare il territorio della media bassa valseriana, che è veramente splendido. Lo speriamo. Il turismo rappresenta uno degli assi che deve diventare, sta diventando una degli assi su cui l'economia della Valseriana può forse ricominciare a pensare. In questo senso l'ostello ci sta, nel senso che mi sembra coerente con questi programmi, e mi auguro che possa crescere nel tempo. Accanto all'ostello andrà ad insediarsi un ristorante che speriamo utilizzi poi la struttura anche per tutta una serie di eventi e di manifestazioni per i quali mi sembra che questo contesto si presti. Quindi veramente lo consigliamo a tutti, venite alla Ripa Ostel ad Albino, nell'ambito dell'ex convento carmelitano. Vi troverete a dormire non solamente in una stanza d'albergo, vi troverete a dormire direttamente all'interno della storia.
Siamo nel Museo Etnografico della Torre di Comenduno in compagnia di Franco Innocenti, che è storico ma è anche il vicepresidente di questa struttura museale. Siamo al primo piano. Cos'è conservato in questa stanza? Ma qui abbiamo conservato praticamente tutte le attrezzature che servivano al contadino per produrre frumento e grano turco, per avere farina bianca per fare la pasta e farina gialla per fare la polenta praticamente. Per cui partendo diciamo dalle attrezzature che servivano per l'età matura e la lavorazione del terreno, poi si passa a quelle relative alla semina, alla incalzatura del grano turco, poi alla raccolta, all'essiccazione, poi alla trebbiatura e infine alla macinazione del prodotto. E il nostro museo, diciamo, sì, è da 27 anni in effetti che esiste e si propone di documentare le realtà lavorative in questo settore, soprattutto quelle contadine, della media bassa valsaiana nella prima metà del Novecento. Saliamo al primo piano dove vedremo gli spazi, gli ambiti in cui questa famiglia contadina visse. Ecco, inoltriamoci in questo affascinante viaggio nella vita quotidiana dei nostri nonni, dei nostri bisnonni. Dove ci troviamo? Siamo qui al piano superiore. Qui un tempo era, diciamo, il locale in cui i contadini mezzadri dei Baiolini, antichi proprietari della villa e di questo edificio, portavano la parte mezzadrile del frumento del grano turco. Qui abbiamo allestito praticamente i vari ambiti della casa contadina, suddividendo in questi vari spazi gli ambienti di lavoro che vi si svolgevano praticamente. Si parte dal primo con il cortile, qui abbiamo messo le arnie moderne e antiche, diciamo, per l'allevamento delle api, le attrezzature relative alla frutticoltura. Poi entriamo nello spazio, diciamo, del portico con l'orsoi dalle donne per lavare. Poi qui abbiamo ancora l'ambito relativo alla lavorazione del legno, taglio del bosco e alla lavorazione casalinga del legno. Questo qui invece è relativo all'arte muratoria, cioè i contadini si arrangiavano soprattutto nelle caselle a fare tutto da sé, anche la fabbricazione, lo scavo dei materiali, la fabbricazione degli edifici. Poi qui abbiamo la molatura dei ferri. Qui entriamo in un altro ambito, qui abbiamo l'angolo relativo ai giochi dei ragazzi, l'attività dei ragazzi. Qui vedo anche un'andarola. Sì, l'andarola serviva a far camminare i bambini, tenerli calmi, fare in modo che non disturbassero troppo. Li si infilava lì dentro e aveva la possibilità di andare avanti e indietro. Ed ecco la cucina. Prima guardiamo questi angoli, ecco qui è l'angolo relativo alla lavorazione del latte, le ramine per la spanatura, le attrezzature per fare il burro. E poi anche il bidù, per cui i ragazzi si caricavano la sera il bidone di latte sulle spalle e andavano alle famiglie contadine alle loro poste e ognuno davano la quantità predisposta, mezzo litro, un litro, un quarto di litro addirittura. Qui invece abbiamo l'angolo relativo alla lavorazione della carne di maiale, cioè ogni famiglia contadina allevava ogni anno almeno un maiale che forniva materia prima per avere salami e cotechini durante buona parte dell'anno e soprattutto il grasso, lo strutto che veniva utilizzato per cucinare. E alle nostre spalle tutti questi prodotti venivano consumati. Esatto, qui la cucina dove si produceva il cibo, dove si cagliava il latte, dove si passava il giorno, dove i ragazzi studiavano, con le varie attrezzature. Eccoci nella camera da letto. La camera da letto era il locale più intimo, più privato della casa. Spesso diventava un luogo lavorativo. Era quando si allevavano i bacchi da seta. In tante case i locali non erano sufficienti, per cui dopo aver allevato i bacchi, che all'inizio sono piccolissimi, sono lunghi 3 mm, in cucina, quando si sviluppavano diventavano cose giganti, lunghe fino a 8 cm, era obbligatorio, diciamo, trovare altri ambienti nella casa contadina. E spesso i contadini
svuotavano la stanza da letto, andavano a dormire nel fienile e facevano diventare, levavano i bacchi da seta qui dentro praticamente. Eccoci nella camera da letto del baco da seta, sala da pranzo e camera da letto. Giusto, sì, la stanza Icaler, la stanza dove si allevavano i bacchi da seta e che serviva anche, diciamo, come granaio. Sì, praticamente nei mesi di maggio e giugno di ogni anno le famiglie ricevevano una certa quantità di seme bachi, in genere un'oncia o due once di seme bachi, e l'allevava fino ad avere i bozzoli prodotti dal bacco da seta. Qui alla nostra destra vedo degli uccelli. Ma la caccia è un'attività importante per le famiglie contadine, soprattutto in nostre zone qua dove i boschi sono ancora abbondanti e c'è molta montagna. La carne era una rarità nella dieta contadina. Era una cosa estremamente costosa e pregiata, cioè il fatto di poter mangiare, non so io, il cappone a Natale o il coniglio una volta ogni tanto era una grande festa. Per cui questa necessità, diciamo, di proteine veniva soddisfatta spesso con la caccia, ad esempio prelevando i piccoli dal nido prima che iniziassero a volare, oppure tendendo, diciamo, reti nei boschi. Eccoci arrivati nella stalla. Ma la stalla era il punto, diciamo, più importante della casa contadina, perché qui da noi il bestiame bovino era sempre di proprietà contadina, cioè la ricchezza del contadino era nella stalla. E si può dire che il contadino vivesse anche con le mucche che possedeva, d'inverno soprattutto. Nel senso che la cucina aveva il camino, però il camino come portatore di calore non è molto adatto, ecco, e poi consuma legna, mentre invece il calore della mucca nella stalla è gratuita. Per cui durante l'inverno la stalla si trasformava in salotto invernale. Erano tante anche le ore di buio, per cui qui si mettevano gli uomini e le donne, ognuno a fare i propri lavori. Lavori femminili e donne, lavori maschili e uomini, preparazioni di attrezzi, preparazione di calzature, di cesti, di gerli, tutto quello che serviva praticamente per il lavoro contadino. Ecco, la stalla quindi come luogo del lavoro, ma anche luogo, come è accennato, come salotto, come luogo della socialità e come luogo delle storie. E da qui, dal Museo della Torre di Comenduno, partiamo per raccontarvi una storia altrettanto interessante. Restate con noi. Siamo venuti a Casale, ospiti del gruppo Amici di Casale, ringraziamo Roberto Zanca per la sua accoglienza, proprio per parlare di qualcosa di importante per l'identità dei posti, per parlare delle castagne. Ecco, una prima domanda, Franco, differenza tra Billy Goch e Beröle? È l'utilizzo praticamente che se ne fa. La borrella è la castagna arrostita, semplicemente fresca e arrostita sul fuoco, tagliata o non tagliata, lì sono tante le teorie. Il Billy Goch invece è un prodotto destinato all'uso durante tutto l'anno, nel senso che la castagna deperisce molto rapidamente e ci sono vari sistemi per la sua conservazione. Il sistema più comunemente usato, dove la produzione è molto forte, come qua a Casale, era quello dell'essiccazione. Ecco, qui c'è uno dei pochi essiccatoi funzionanti, qui abbiamo un modellino, vuoi spiegarci come funzionava l'essiccazione delle castagne? Sì, cioè praticamente il sistema in uso qui in Valle del Luglio consisteva nel accendere il fuoco nella cucina di casa, il fumo saliva, il calore, diciamo, saliva, veniva deviato dalla canna fumaria nella stanza del fumo,
che si riempiva completamente di calore proveniente dal camino. Sopra la stanza del fön praticamente c'è un graticcio su cui erano depositate le castagne per uno spessore da 20, 30, 40 centimetri, dipende. Il fuoco veniva tenuto acceso per un periodo variabile tra i 20 giorni e i 40 giorni, dipendeva un po' anche dalla grandezza dell'essiccatoio e dallo spessore delle castagne, in modo tale che si essiccassero. Cioè praticamente il loro peso si riduceva del 50% e in questo modo era possibile conservarle durante tutto l'anno e mangiare castagne tutto l'anno. E se ne faceva appunto qui il prodotto principale, appunto i Billigoth. E poi il fumo franco usciva direttamente attraverso i coppi, quindi c'era questa immagine poetica delle le case che fumavano per una ventina, una quarantina di giorni qui a Casale. Esatto, qui a Casale, un po' in tutta la Valle del Luglio, c'era questo fenomeno strano. Sembrava che ci fossero incendi in tutta la valle, invece erano i tanti essiccatoi che essiccavano delle centinaia di quintali di castagne che qui venivano trattate, lavorate e poi andavano sul mercato a Bergamo e un po' dappertutto. Il nostro viaggio finisce qui con le campane della chiesa abbaziale del monastero benedettino di Abbazia, una delle frazioni d'Alvino. Chiunque volesse venire a visitare la città di Albino non rimarrà senz'altro deluso. Potrà vedere le cose che abbiamo parzialmente visto insieme, ma ne restano da vedere veramente molte altre. Quindi non mancate di venire a visitare Albino, la città di Giovan Battista Moroni.